quando arrivai a studiare nella facoltà d'architettura c'era questa materia per me inusuale che era disegno industriale, che era dove c'era Achille Castiglioni. Penso che lui ci ricorda ogni giorno questa idea di grande attenzione ai comportamenti, non soltanto agli oggetti. Gli oggetti sono pietre nella strada, nel cammino, questo che si fa. L'ispirazione, secondo me, ha molto a che fare con una cultura dell'attenzione, della curiosità. Siamo fatti di tante contaminazioni positive. Quest'anno abbiamo proposto Sengu Bold. Riprendiamo il sistema divano, lo semplifichiamo, facciamo una variante dove la struttura di legno, i segni vanno tutti semplificati e eliminati. Anche il vestito, in qualche modo c'è questa idea un po' del macro che accompagna un po' questo sistema che è evoluzione del primo Sengu. Il senso del luogo dove noi abitiamo è diventato come un baluardo abbastanza interessante, anche perché prima era soltanto protettivo, ma adesso è diventato come un centro di operazione, un luogo dove il pubblico e il privato convivono. Era una frontiera in realtà non molto esplorata e che invece adesso secondo me può essere un bellissimo territorio.